Ragazzi, benvenuti da Headways. Clic, commentare, mettere mi piace, condividere. Per voi è solamente un clic, per me è un grandissimo segno di gratitudine. Intanto Minecraft ci dice Bes, 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 che vorrà dire non lo so, non lo sappiamo nessuno, nessuno lo saprà mai. E continuiamo con la nostra avventura. Dai, dai, che devo costruire la casa. Sono elettrizzato, peccato che sto morendo. Sto morendo di brutto. Oh, allora. Buttiamo un po' di petrisco, senti. Oh, uno scheletro. Dov'è? Eccolo, porca miseriaccia. Spada con la massima calma, tra l'altro. Non corro perché mi manca troppa fame, ma non mi interessa, t'ammazzo subito. Non ho proprio niente per mangiare. Ho il grano, potrei farci il pane, ma preferirei di no. Mi sa che mi conviene ammazzare proprio una pecorella, perché tanto ne vedo che ce ne sono un po', o sbaglio. Un'altra pecorella, quindi possiamo tranquillamente prendere questa, in modo che ci dà la carne, che non abbiamo tra l'altro spazio per prenderla. Buttiamo un po' di carne zombie, tanto adesso non ci interessa. Facciamo immediatamente una fornace, che abbiamo comunque già qua, fortunatamente. Questo è utile, le frecce e l'ossa, non c'ho lo spazio, maledizione, devo fare una cesta, assolutamente. E mettiamo a cuocere la carne, anche se poca, giusto mi dà quelle bistecche per non morire di fame, insomma, no? Allora, riattopiamo i buchi brutti qua, per terra, che sono davvero brutti forti. Dimmi che è pronta la bistecca. È pronta, fantastico. È poca, però perlomeno cerchiamo di costruirci subito la casa, o almeno le fondamenta. E la farò, credo, 8x8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. È piccolina, forse faccio 10, mi sa che è meglio 10. 10, 3, 6, 9, 10. E qua pure, continuiamo così. La pecora è già in casa mia? Perfetto. Ho già fatto amicizia con la pecora, ragazzi, come vedete. Peccato che poi ti ammazzerò. Ma mi sembra troppo piccola per essere per 10. Quant'è questo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vabbè, come casa, come immediatamente riparo può andare anche bene in realtà. Poi magari mi allargherò più avanti. Anzi, senza magari, mi allargherò sicuramente più avanti perché così è troppo piccola comunque, non mi piace. Mettiamo i pavimenti, perché non mi piace stare coi piedini freddi sulla terra e quando piove sennò mi si sporcano tutti. Intanto la pecora mi guarda con l'aria sospetta perché non capisce cosa diavolo io stia facendo. E un coniglio cerca di scavalcare casa mia. Mi dispiace amico, questo è il mio territorio. Bitch. Lo scheletro. Uno scheletrino. Qua c'ho la spada. Fantastico. Farò così, farò così. Oddio. La trincea. Ecco le trincea, fantastico. Bellissimo. Questi buchetti qua brutti, togliamo e facciamo il pavimento. Stanno impazzendo le pecore, sono felicissime che stia costruendo la casa. Appunto, loro non sanno che saranno schiavizzate brutalmente e poi uccise, ma loro sono felici. Ignare e felici. Oh, scheletro. Ok, prepariamoci in trincea. Vai! Fortunatamente per il momento non vedo molti mob, quindi molto tranquillo qua. Poi ovviamente si riempirà, più starò in questa zona, più si riempirà di mob. Quindi alla fine è meglio che mi sbrigo le prime notti di gioco, perché poi se no, buco di culo, come dico sempre. E cosa ci facciamo? La chest. Assolutamente ci facciamo doppie chest, perché se no la roba mia, insomma. Ecco la chest fatta. Sta ritornando il giorno, almeno da questa parte, da questa no, non so il motivo. E mettiamo nella cesta le cose che non ci servono. Quindi, tutta questa roba che non ci serve per il momento, mettiamo in cesta. Ok, adesso è un pelino più sistemato. Sta arrivando giorno. Effettivamente, sta proprio arrivando giorno. Quegli scheletri quasi quasi li ammazzo. Ma forse meglio di no, perché non ho molta vita. No, meglio che vado a caccia questa notte quando avrò già fatto. Oddio, mi sono tutto bloccato, avete visto? Oh, il recinto di pecore. Dove lo faccio il recinto di pecore? Lo faccio qua. Però qua c'è un buco. E riseniamo il buco. Sperando che il creeper adesso non ce lo rispondi. Creeper, please. Ok. Creeper ucciso. Qua ripareggiamo tutto. Ok. E farò qua la farm di pecorelle. Qua c'è una caverna però. Interessante. Potrei fare qua l'entrata per il dungeon. O comunque per una caverna da esplorare. E so che qua, appunto, ci sta una bella cavernetta. Va bene. Quindi dove posso fare l'allevamento di pecore? Qua. Dietro casa? No, è brutto. Lo faccio giusto qua, piccolino. Schiavizzate proprio. E lo facciamo praticamente subito. Perché se no, ecco un po' di legnetti. Non molti, perché tanto la stacciata deve essere piccolina. E buttiamo le pecorelle qua in mezzo. Però mi sa che 9 sono poche. Sì, sono decisamente poche 9. Ok, 12 può andare bene. E la completiamo anche qua sopra, in modo che le capre non possono scappare in nessun modo. No, non me ne basta per una. Ecco qua. Adesso sono giuste, fortunatamente. Cancello, tanto serve solamente uno. Rompiamo. Qua va bene. Mettiamo il cancelletto. No, dove l'ho messo, cavolo? Pecorelle, venite. Eccola. Ah, pensavo non ci passasse perché fosse troppo grassa. Allora, vieni, baby. Vieni. Riproducetevi. Eccolo. Ci ha fatto un cucciolotto. Andiamo a mangiare il cucciolotto così cresce velocemente. E per oggi
è tutto. Io vi ringrazio mille per la views e ci becchiamo al prossimo video.